Gli attacchi aerei israeliani a 4 giorni dall'incursione di Hamas continuano a colpire la città di Gaza, tra le vittime anche 3 giornalisti palestinesi, 704 palestinesi uccisi e 3.900 feriti, secondo l'ultimo bilancio del Ministero della Sanità palestinese. Non c'è un luogo sicuro, come potete vedere, ogni spazio può diventare un obiettivo aereo, afferma Ala Abu Tahir, residente nella città meridionale di Khan Yunis. La striscia di Gaza, enclave del territorio palestinese, 360 km quadrati, un fazzoletto di terra circondato da Israele ed Egitto, una delle regioni più densamente popolate al mondo. Vi abitano circa 2 milioni di persone, per la grande maggioranza sono rifugiati palestinesi. Vi risiedono anche un migliaio tra ortodossi e cattolici. Dal 2005, dopo gli accordi di Oslo, la striscia è sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. In un paese con 180.000 sfollati secondo l'ONU e con la maggior parte della popolazione che vive sotto la soglia di povertà, terreno fertile per Hamas. Bloccato l'accesso di carburante, alimenti e l'erogazione di energia elettrica e acqua, l'assedio totale di Israele alla striscia di Gaza è vietato dal diritto internazionale, hanno ribadito questa mattina le Nazioni Unite. Le forze di difesa israeliane avevano inizialmente consigliato di lasciare Gaza attraverso il valico egiziano di Rafah, ma poi hanno fatto subito marcia indietro perché il varco è di fatto chiuso, mentre l'UNICEF lancia un appello per liberare tutti i bambini in ostaggio a Gaza.